Un bilancio per illustrare i risultati di Avviso Liquidità gestito da Abruzzo Sviluppo SPA a valere sul fondo Microcredito FSE. Vi hanno preso parte alla conferenza stampa di oggi l'assessore regionale al lavoro Pietro Quaresimale, il direttore del Dipartimento regionale Claudio Di Giampietro e il presidente di Abruzzo Sviluppo Stefano Cianciotta. Sono 582 le imprese ammesse a un finanziamento di 8 milioni di euro. Si tratta di aziende in difficoltà a causa della crisi dovuta al Covid e già si pensa a un altro step per concedere finanziamenti a tasso zero alle aziende in difficoltà. Sì, una misura molto importante che ha avuto un grosso successo, perché con 8 milioni finanziamo circa 600 aziende in un momento difficile in cui appunto tutti hanno bisogno di liquidità. Questi sono contributi che vanno da 5.000 a 15.000 euro a interessi zero, sono prestiti a interessi zero, ma la particolarità è che si può accedere al credito senza prestare garanzia. Quindi ha avuto un grosso successo. Col nuovo programmazione dell'FSE cercheremo di mettere in campo altre somme affinché si possano soddisfare altre richieste. Voglio ringraziare Abruzzo Sviluppo che ci ha supportato tecnicamente nell'istruttoria pratiche e devo dire che c'è stata una forte accelerazione perché in 3 mesi abbiamo istruito oltre 900 pratiche. Una risposta che secondo me è anche un sinonimo di affidabilità, perché in 3 mesi, dalla chiusura dello sportello alla presentazione della graduatoria e alla liquidazione sui conti correnti, credo che sia quasi un record nazionale. Questo a conferma di quanto la struttura tecnica di Abruzzo Sviluppo non solo sia affidabile, ma sia molto competente. E quindi, ovviamente, come Presidente non posso che essere orgoglioso, ma credo che tutti gli abruzzesi debbano esserlo. In questi 10 anni il microcredito, che è una misura per le piccole e medie imprese, ha distribuito sul territorio regionale 60 milioni di euro a fronte di 5.400 imprese. Sono nati circa 6.500 posti di lavoro, parliamo ovviamente di imprese piccole, ma che costituiscono, come voi sapete molto bene, il 96% dell'architettura industriale della nostra regione. Quindi credo che ancora di più questa misura si conferma idonea in un momento di grande difficoltà.